Non si tratta tanto di verità o di post-verità, perché poi l'importante è attenersi alla realtà, che già sarebbe qualcosa. Uno può benissimo augurarsi che vinca la Clinton, ma analizzare la società americana e capire come ha fatto Michael Moore, per esempio, che poteva vincere Trump. Se uno studiava la società inglese lo poteva capire che sarebbe potuta passare anche la Brexit. La vittoria dei 5 Stelle in tutti i ballottaggi contro il PD è stata una sorpresa soltanto per chi non gira per il paese e non conosce l'Italia. Chi la conosce può anche ritenere un disastro il fatto che abbiano vinto in tanti comuni, ma non può prenderlo come una sorpresa, non può meravigliarsene, perché vuol dire che se si meraviglia non conosce il paese, e i giornalisti lo dovrebbero conoscere meglio degli altri, perché lo dovrebbero raccontare agli altri. Invece molto spesso siamo accecati dai pregiudizi, e per cui adesso che cosa si dice? Che le fake news sono quelle che favoriscono gli anti-establishment. In realtà le fake news sono da sempre utilizzate dall'establishment per squalificare e sputtanare chi gli si oppone. Si chiamavano balle, si chiamavano menzogne, si chiamavano bugie, non si chiamavano fake news o post-verità, ma sempre quello erano. Nessuno ha l'esclusiva delle balle, purtroppo le usano in tanti, e le più dannose sono ancora, secondo me, quelle che vanno sulla televisione e sui giornali. Più il mainstream diventa dominante, più bisogna diffidare degli ipse dixit che vengono dal potere. Gli americani questo lo fanno da sempre. L'atteggiamento che ha il giornalista anglosassone è davanti a un potente: questo mi sta prendendo in giro, devo capire dove mi sta prendendo in giro. Da noi molto spesso l'atteggiamento è sdraiato, nel senso: questo mi sta dicendo la verità e io la devo rilanciare e fargli da cassa di risonanza, e quindi si è già disarmato rispetto alla possibilità di smentire una bugia mainstream, che naturalmente quando la smentisci finisci nei guai, perché comunque tutti dicono una cosa e tu dici il contrario, e quindi tutti diranno che il matto sei tu, mentre i bugiardi sono loro.